Il Castelfidardo cade ancora nel recupero al Mancini contro il Notaresco, superato per 1-0 dalla squadra di Epifani, che ha conquistato i 3 punti grazie alla rete realizzata da Maio ad inizio ripresa. Ancora una prestazione generosa dei ragazzi di Manoni, che doveva fare a meno anche di Cardinali in rete domenica, sostituito da Perkovic. Sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi in avvio. Al terzo una palla persa a metà campo innesca la ripartenza del Notaresco. Valente appoggia per la corrente, pesce, tiro centrale, De Malia brocca senza affanni. Passano pochi minuti e gli amoruzzesi vanno vicinissimi al vantaggio. Al settimo ancora Valenti trova ampio spazio sulla destra, si accentra e cerca il pallo lontano, trovando la base del legno a negargli il gol. Al 12esimo sempre Valenti, con una serie di dribbling in area, trova lo spazio per il sinistro. De Malia è attento e para in tuffo. Il Castelfidardo prova a guadagnare metri, ma rischia ancora al 18esimo, quando l'incontenibile Valenti riesce ancora ad andare al tiro, che termina a largo non di molto. Il Castelfidardo riesce a contenere e, nel tentativo di affacciarsi in avanti, al 24esimo recrimina Braconi, scatta in profondità e finisce a terra a contatto con Gallo per Caggiari. È lui a commettere fallo, Manoni protesta e viene ammonito. Passano pochi secondi e su un altro fallo fischiato contro il Castelfidardo il direttore di gara allontana il tecnico di casa. Al 28esimo il Notaresco va in rete con Blando, che gira in gol su cross da destra, ma Caggiari annulla per l'evidente controllo col braccio del centrocampista rosso-blu. Il Castelfidardo si vede al 36esimo con De Cesare, che calcia male dopo una buona combinazione sulla destra. Il resto del tempo che resta fino all'intervallo scorre con un Castelfidardo sempre volenteroso, che non trova sbocchi alla manovra, e un paio di mischie degli abruzzesi in area bianco-verde che non procurano brividi. Dopo il ritorno in campo dagli spogliatoi, il Notaresco trova il vantaggio al primo affondo della ripresa. È il secondo. Valenti recupera la sfera sulla destra e porge a Maio, che trova lo spazio per lasciar partire dai 20 metri un sinistro preciso che si infila nell'angolino dove De Malia non può arrivare, firmando il vantaggio abruzzese. La reazione bianco-verde è sterile, anzi sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi al nono, con una bella discesa di Valenti che serve Blando, tiro fiacco che De Malia neutralizza. Le deboli speranze dei padroni di casa si riducono ancora al 17esimo, quando Marcelli si lascia sfuggire qualche parola di troppo all'indirizzo di Caggiari, che lo spedisce anzitempo negli spogliatoi. Subito dopo gli abruzzesi vanno ancora vicini al 2-0 con Pesce, che al 18esimo calcia dal limite, la sfera sfila al lato di un soffio. Anche con l'uomo in meno i biancoverdi provano a tornare in partita, ma si scoprono inevitabilmente al contropiede dei rossoblu, che sfiorano di nuovo il raddoppio quando Valenti, alla mezz'ora, provando ad approfittare di un rimpallo su un'uscita fuori dalla propria area di De Malia da circa 30 metri, non inquadra la porta di pochissimo. Le flebili speranze dei biancoverdi si spengono poco prima del 90esimo su una punizione che Palladini calcia ampiamente oltre la traversa. Poi il Notaresco amministra fino al triplice fischio finale. Mister Epifani, una bella vittoria. Già nel primo tempo eravate andati vicino al gol, poi nel secondo tempo con Maio avete concretizzato e con il Castello rimasto in 10 uomini avete amministrato la gara. Sì, oggi abbiamo fatto una grande gara contro al cospetto di una squadra che in casa, anche fuori casa, è una squadra molto pericolosa da incontrare. E siamo di qua, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ci siamo adattati al campo e abbiamo vinto. Secondo me questa è una grande gara, una grande vittoria. Oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché era un crocevia per noi molto importante, l'abbiamo vinta, adesso pensiamo alla prossima. Seconda vittoria di fila, si consolida il quarto posto in classifica per il Notaresco, si pronuncia un girone in ritorno comunque nei piani alti della classifica. Dobbiamo pensare, dopo il finale che abbiamo avuto l'anno scorso, avendo avuto problemi con il Covid, abbiamo finito non benissimo. Durante le feste abbiamo lavorato tantissimo, adesso abbiamo fatto 2 vittorie, siamo contenti. Dobbiamo pensare con grandissima umiltà a vincere ogni partita, poi magari non ce la facciamo, però dobbiamo cercare di fare il massimo, cercando di fare i più punti possibile e vedere alla fine dove ci troviamo.